Operaio travolto da una lastra di acciaio alla Fincantieri di Ancona, trasportato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni. È suonata la campanella nelle scuole marchigiane, in classe quasi 200.000 studenti, gli alunni delle classi prime accolti da sindaci, assessori e dal direttore regionale Filisetti. L'ex Carducci ancora da ricostruire, finestre del Battisti non sostituite, docente di storia e filosofia annuncia una protesta imminente contro la provincia e bacchetta al presidente Paolini. Ecco l'opera dedicata ai bambini di Fano e del Mondo, realizzata da Giannino Vincenzo, è stata installata di fianco alla chiesa di Ronco San Baccio. Venerdì invece si inaugura una statua raffigurante il prete buono Don Achille Sanchioni. Mercoledì 14 settembre, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. In apertura alla cronaca, con l'infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina all'interno di un capannone dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un operaio di 47 anni è stato travolto da una lastra d'acciaio del peso di circa 500 kg. L'uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso avanzato all'ospedale di Torrette. L'operaio ha subito gravi traumi da schiacciamento al torace ed è stato portato subito in sala emergenze. La prognosi è riservata. È ancora in fase di ricostruzione invece la dinamica dell'incidente. Intanto i sindacati di Fincantieri hanno dichiarato lo sciopero dalle 10 di stamattina fino alle ore 22. La sicurezza deve essere il primo obiettivo di lavoratori e aziende, hanno commentato. Bisogna prestare sempre la massima attenzione perché poi, ogni volta che accadono infortuni, le conseguenze sono sempre gravi, tanto più in un cantiere navale. Questo, hanno concluso i sindacati, non è più accettabile. Cambiamo argomento. Oggi è stato il primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti marchigiani che sono tornati sui banchi all'insegna della normalità dopo due anni di pandemia. Partiamo da Fano, dove il sindaco Massimo Seri e l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin hanno salutato gli alunni della scuola media Padalino. Alessandrini Enrico, numero 1, Alessandrini Enrico. Niente mascherine, ingressi scaglionati e didattica a distanza. A scuola si torna alla normalità dopo le regole anticontagio imposte per due anni. In questi giorni la campanella sta suonando per quasi 200.000 studenti e studentesse delle Marche, dalla materna alle superiori. Infatti, nonostante qualche istituto abbia riaperto le porte già da lunedì, la maggior parte degli alunni ha cominciato oggi il nuovo anno scolastico. Questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore servizi educativi Samuele Mascarin hanno accolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Padalino. Finisce il tema del distanziamento, finiscono una serie di prescrizioni molto stringenti, si torna a fruire anche degli spazi come era fino al 2019. L'organizzazione generale però non cambia ovviamente quella delle scuole, non cambia quella dei servizi comunali, in particolare il servizio di refezione e il servizio scuolabus. Il servizio di refezione, che oggi, primo giorno di scuola, sarà attivo per 2000 utenti, e servizio scuolabus per altri 600 ragazzi circa, che a partire da questa mattina potranno usufruire dei nuovi scuolabus con la ditta Scoppio. Oltre a questo, ovviamente c'è un lavoro grande, che è stato quello ovviamente della sistemazione degli spazi per il ripristino ovviamente delle aule, delle sale mensa pre-Covid, e una serie anche di interventi ovviamente di riqualificazione, di manutenzione ordinaria, più qualche intervento di manutenzione straordinaria che era assolutamente necessario in alcune scuole. E per la verità continueremo con l'assessorato ai lavori pubblici anche i prossimi giorni per degli ultimi interventi importanti, in particolare rispetto alla realtà della sezione di raccordo dell'isola, che non c'è. Questo quindi un quadro complessivo per questo 14 settembre, che è una data importante per migliaia di ragazzi e di famiglie nella nostra città, e rappresenta anche sì un ritorno alla normalità che cerchiamo di garantire nel modo più sicuro e sereno possibile. La prima a prendere parola questa mattina nel cortile interno è stata la nuova dirigente scolastica Lucia Di Stefano. È un inizio particolare, ogni anno è emozionante, speciale, magico per tutti quelli che lavorano nella scuola, e personalmente posso dire che c'è un'emozione maggiore, perché anche per me, come i ragazzi, è il primo giorno di scuola qui alla Padalino, quindi sono molto contenta di
di poter camminare, intraprendere questo percorso triennale con loro e insieme a tutto il personale, docente e non docente. Ecco, per quanto riguarda quest'ultimo e al completo, ci sono dei problemi anche in questo istituto? Posso dire che siamo quasi al completo, siamo sereni, abbiamo ancora da completare l'organico, però diciamo che abbiamo una certa tranquillità per questo inizio scolastico. Oggi, ha commentato invece il primo cittadino, si lasciano alle spalle le vacanze estive e si riprende il percorso scolastico nel primo giorno di scuola. Si vivono momenti indimenticabili. L'augurio che mi sento di fare alle ragazze e ai ragazzi è quello di vivere questa esperienza con intensità, perché comunque si tracciano le fondamenta di ognuno di noi. Quando lo viviamo non ce ne rendiamo conto, ma poi col passare degli anni si riscontra che in realtà è un momento bello, importante e per tanti aspetti. E si coltivano amicizie che rimangono poi per tutta la vita. Quindi la cosa che mi sento di dire è quella: ragazzi e ragazze, vivete con intensità, con curiosità, perché la scuola ci fa crescere, ci apre la mente e se ci impegniamo e lo facciamo con la giusta intelligenza ritroveremo tutto questo nostro percorso. Allora, vivetelo bene, con intensità, senza sciupare questo momento. E auguri e buon anno scolastico a tutti voi. E un docente del Nolfi Apolloni ha annunciato una protesta per l'ex Carducci, dichiarato inagibile anni fa e ancora da demolire. Ma il professore ha anche replicato a un'intervista che ha rilasciato il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Sentite. Le dichiarazioni di Paolini sono sembrate molto celebrative. Io sommessamente dico che la perfezione non esiste su questa terra e non è vero che tutti gli studenti della provincia e Fano non è una realtà proprio secondaria. Dichiarato inagibile nel settembre 2019 a causa di problemi statici, l'ex Carducci al campus scolastico di Fano deve ancora essere demolito e ricostruito. È quanto contesta un docente che insegna al Battisti di Viale 12 Settembre. Questo istituto oggi ospita linguistico e liceo delle scienze economiche e sociali del Nolfi Apolloni. Anni fa, infatti, dopo i problemi registrati al Carducci, si era provveduto ad una distribuzione degli alunni su più edifici, ma dei lavori sui due plessi ancora nulla. Ecco, di che cosa lamentate, cosa è successo in questi ultimi giorni? Allora, ieri sul quotidiano Il Corriere Adriatico è uscito un articolo in cui viene intervistato Paolini della provincia, il presidente, che elogia l'operato della provincia. Giustamente la provincia non è stata immobile e ha risposto a delle esigenze delle scuole provinciali già dal primo giorno di scuola. E Fano viene citata proprio in fondo all'articolo, dopo all'inizio c'è Pesaro, poi Cagli, Urbania, Fano, e viene detto tra l'altro che nell'edificio del Battisti sono state realizzate le nuove finestre a emissione zero. Questo non corrisponde al vero, questo intervento ancora non è stato realizzato né terminato, non si è visto nessuno qui, quindi dobbiamo eccepire questa cosa qua. Poi, ma state organizzando anche una protesta? Sì, non tutti gli studenti della provincia iniziano l'anno nel migliore dei modi e vogliamo ribadire che il plesso Carducci, l'edificio del Carducci, è stato dichiarato inagibile 4 anni fa, ancora non fisicamente i fanesi vedono che ancora non è stato mosso un mattone. Poi abbiamo piacere che anche la provincia faccia le sue dichiarazioni. Sicuramente la provincia si è mossa su questo, ha fatto molto, però ci sono 9 milioni, più di 9 milioni pronti ad essere stanziati, però è tutto fermo e il tempo passa. Dobbiamo lamentare di nuovo in Italia la burocrazia. Anche a Pesaro sindaco e assessori hanno fatto visita agli studenti di diverse scuole. In un istituto poi è arrivato il dirigente regionale Marco Ugo Filisetti, che ha ribadito il suo messaggio indirizzato ai ragazzi nonostante la pioggia di critiche ricevute dalla giornata di ieri. A dire la sua su questo è stato anche Matteo Ricci.
Che sia un anno di realizzazione, di divertimento, di studio, di amicizia e di vita. È l'augurio del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore alla crescita Camilla Murgia, che questa mattina hanno salutato i ragazzi pesaresi al loro rientro in aula. Prima tappa alla Dante Alighieri, nella nuova sede di Pesaro Studi in Viale Trieste. Il primo cittadino ha annunciato che il comune ha ottenuto un finanziamento per una nuova scuola che sarà al top dell'efficientamento energetico e della sicurezza sismica. È evidente che nel frattempo stare in Viale Trieste e stare al mare male non è, e quindi abbiamo trovato una bella soluzione logistica e anche abbastanza vicino al quartiere, perché essendo una scuola media è evidente che dovevamo cercare anche di tener conto della territorialità, e quindi la scuola temporanea non potevamo spostarla troppo lontana dal quartiere originario. Ricci è poi intervenuto sulle critiche scaturite ieri dal messaggio agli studenti del direttore generale dell'Ufficio Scolastico delle Marche, Marco Ugo Filisetti, un discorso che qualcuno, in particolare del centrosinistra, ha ritenuto fuori luogo per parole e toni militareschi degni del ventennio. A voi tutti, aveva scritto il direttore, ricordiamo l'importanza di fondare il vostro impegno sull'adempimento del dovere con fede, onore e disciplina. Potranno capitare momenti in cui tutto attorno sembra rovinare, tutto sembra buio, aveva aggiunto Filisetti. Sappiate che in quei momenti c'è tutto un dovere da esercitare, quello di non arrendersi, se non altro perché nel tempo a venire i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia ma continuò a battersi. Ormai purtroppo non ci si scandalizza più, ma ogni volta è peggio, e abbiamo più volte evidenziata l'inappropriatezza di questi messaggi, ideologicamente anche abbastanza preoccupanti. L'abbiamo detto in tutte le salse, sono state fatte interrogazioni parlamentari, quindi io non ritengo adeguata una comunicazione del genere, la ritengo sbagliata da molti punti di vista, e insomma ribadiamo il nostro pensiero. Invece ci tengo a ringraziare la scuola, la preside, tutti gli operatori, gli insegnanti, perché noi abbiamo fatto del nostro meglio con la struttura, ma loro hanno dovuto nel giro di pochi mesi organizzare un trasloco, e questo non è facile. E quindi se oggi i genitori e i ragazzi troveranno una scuola a posto e pronta a partire, è in gran parte merito loro, non soltanto dall'amministrazione comunale. Presenti questa mattina anche l'assessore al fare Riccardo Pozzi alla sostenibilità e Di Morotti, accolti dalla dirigente scolastica Alessandra Zacco. Il personale scolastico è insufficiente, questo ci tengo a sottolinearlo, cioè non abbiamo come scuola, ma questo non solo all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, ma in tutte le scuole della provincia, ma anche probabilmente a livello nazionale, non abbiamo i collaboratori scolastici, non abbiamo gli amministratori, cioè non abbiamo i segretari, e questo rappresenta una gravissima difficoltà per noi dirigenti scolastici, ma soprattutto per l'utenza, cioè le famiglie. Siamo costretti ad operare sempre in una emergenza costante. E anche il dirigente Filisetti in tarda mattinata si è recato a Pesaro per l'inaugurazione simbolica del nuovo anno scolastico. La scelta è ricaduta nella scuola media Leopardi, dove al suo arrivo gli studenti hanno cantato l'inno di Mameli utilizzando la lingua dei segni. Durante le interviste rilasciate alla stampa, poi, il direttore ha ribadito il suo messaggio rivolto ai ragazzi. Assumere il loro impegno, come lo hanno assunto chi ha consentito loro di poter fruire dell'avvio di questo anno scolastico, cioè Stato, Regione, Comune e Provincia e il relativo personale, impegno assunto da tutti questi enti, dal personale di questi enti, assunto sempre con disciplina e con onore, come dettato d'altronde dall'articolo 54 della Costituzione. Quindi lo stesso impegno chiediamo anche ai nostri ragazzi, ricordiamo ai nostri ragazzi di dare, in modo tale che consenta loro questo percorso di poter entrare nella comunità nella quale si andranno a realizzare la loro vita, interpretando la figura professionale e soprattutto il loro ruolo di cittadini consapevoli ed attivi, così che questa comunità continui a crescere così come è cresciuta negli anni scorsi, nei tempi scorsi, nei secoli scorsi, se vogliamo dire, grazie proprio all'impegno di chi ci ha preceduto. In chiusura, il rincaro delle bollette è un momento anche di difficoltà per le scuole.
No, l'incarico comunitario non è, non deve essere un momento di difficoltà delle scuole. Le scuole si organizzano la loro attività didattica secondo la propria autonomia, nel rispetto ovviamente degli ordinamenti. Poi a comuni e province la competenza per coprire le risorse necessarie e quindi per fornire quello che è necessario alle scuole secondo gli ordinamenti che le scuole si sono date, che lo Stato e che le scuole si sono dati. Certo, questo non significa che le scuole non debbano prestare attenzione ad evitare ogni spreco, quindi a porre in essere ogni modalità organizzativa che consente comunque di contenere i consumi. Questo comunque in ogni caso, diciamo così, a maggior ragione proprio adesso che effettivamente ci sono questi incrementi di costi sulle forniture di riscaldamento, luce e altri oneri accessori, ma l'ordinamento scolastico e l'attività scolastica non segue le bollette, sono le bollette che seguono l'ordinamento e la comunità scolastica. Ancora disagi per i trasporti pubblici locali. I sindacati infatti hanno proclamato uno sciopero per venerdì 16 settembre. L'azienda Adriabus fa sapere che dalle 9.30 alle 17.30 i servizi in partenza dai capolinea o dalle stazioni terminali potrebbero non essere garantiti. Invece l'ufficio informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere servizio per l'intero turno. Verranno garantiti quelli per i disabili e per le scuole materne ed elementari. Passiamo alle vostre segnalazioni e partendo da un cartello stradale di Velto e pericoloso situato sul lato sinistro di via Papiri a Fano all'altezza di via Mameli. Invece da Camminate di Fano alcuni residenti ci hanno inviato foto e video di cartelli verticali di Velti e di strade che hanno definito essere in condizioni disastrose. Camminate, ci hanno scritto in un messaggio, è un paesino dimenticato. Andiamo a Ronco San Baccio di Fano, dove è stata inaugurata una scultura dedicata ai bambini del mondo e a quelli di Fano. A realizzarla Giannino Vincenzi. Il servizio invece è stato curato da Filippo Pucci. È stata scoperta questa mattina nella frazione di Ronco San Baccio a Fano la nuova opera realizzata interamente a mano da Giannino Vincenzi, conosciuto per essere il gestore di un noto agriturismo del posto. L'installazione, interamente costruita in metallo, è dedicata ai bambini nel mondo e della città di Fano, che nel suo statuto è riconosciuta come città dei bambini e delle bambine. Vincenzi, settantenne, originario di Cartoceto ma residente da più di 50 anni a Ronco San Baccio, ha impiegato quasi un mese per concludere il tutto. Alla cerimonia, presenti oltre ad alcuni residenti, il sindaco di Fano Massimo Seri e il presidente del Consiglio della Regione Marche Andrea Biancani. La scultura, troviamo prima di tutto, il pensiero. I bambini che tengono il mondo che sopra, in mezzo al mondo, è l'Italia, perché l'Italia è il paese più bello al mondo. E qui dove è stata posizionata è un posto panoramico stupendo, mare, castelli, è una cosa meravigliosa che io questo è un posto da ammirare, anzi il comune di Fano dovrebbe ammirare queste colline che sono incontaminate, piene di bellezze, perché la campagna è la cosa più bella che esiste al mondo. Vincenzi, che cosa viene rappresentata in questa sua opera? Il mio pensiero era questa, dedicata ai bambini, il nostro mondo dedicato a loro, perché purtroppo noi ormai siamo un'età avanzata e non possiamo, la speranza è solo per i nostri ragazzi, i nostri figli, i nipoti. E come è nata questa idea? La mia è nata da piccolo, perché questa idea di fare scultore non ho studiato, però ce l'ho sempre dentro. Io dove vado, guardo quello, mi piacciono le sculture. Sta già pensando ai prossimi progetti? Ma certo, io già ce n'ho 3-4, ma a me mi piacerebbe qui nella nostra zona metterne una ogni angolo, ogni incrocio. Ma io credo che sarebbe una cosa bellissima, che la gente dovrebbe passeggiare a piedi in queste colline stupende vedendo queste sculture che io creo, che non ho, come dico, non ho fatto scuola da nulla, però mi piacerebbe tanto. L'opera, visibile a tutti, è stata installata su un campo privato a fianco della piccola chiesetta di Ronco San Baccio. Visto che questa scultura è dedicata alle bambine e ai bambini,
appena si insederà il nuovo consiglio delle bambine e dei bambini, vorrei venire insieme a loro a vedere questa scultura proprio in onore di Gianni, ma soprattutto in onore al messaggio che la scultura vuole trasmettere. Invece venerdì 16 settembre alle 17.30 di fronte all'ex chiesa di San Leonardo in via Cavour a Fano verrà inaugurata una statua in bronzo raffigurante Don Achille Sanchioni, sacerdote deceduto 22 anni fa che ha dedicato tutta la vita ai poveri e ai giovani. L'opera che l'associazione Amici di Don Achille ha voluto donare alla città di Fano per mantenere vivo il ricordo del prete buono è stata realizzata dallo scultore fanese Paolo Furlani. Dunque la cittadinanza è invitata a partecipare. Si chiama La Vela che Unisce ed è l'evento benefico che si svolgerà a Fano sabato 17 e domenica 18 settembre per raccogliere fondi a sostegno del progetto Malupa 5.0. L'obiettivo è quello di realizzare una barca per la scuola di vela altamente tecnologica e sostenibile mediante i materiali riciclati e rivolta anche alle persone con diverse disabilità. Una volta realizzato, il prototipo della barca verrà affidato all'Associazione di Promozione Sociale di Senigallia, la Fabbrica dei Sogni, che si occuperà della sua gestione e manutenzione, mettendola a disposizione dei circoli velici che ne faranno richiesta. L'evento si articolerà in diversi momenti e culminerà con la veleggiata che si svolgerà domenica 18 settembre nello specchio di mare antistante il Lido di Fano. Ulteriori informazioni possono trovarsi sul sito del Rotary Club di Fano, che organizza queste due giornate insieme ad altri Rotary delle province di Pesaro Urbino e di Ancona. Bene, il telegiornale termina qua, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a Fano Gastronomica condotto da Maria Elena Del Bianco. Vi ricordo anche il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, potete inviarci un messaggio con foto o video al 338 4968 250. Grazie a tutti e arrivederci a domani.